Ma diciamo che il palermitano non può vivere senza il mare, anche se lo maltratta veramente in maniera vergognosa, perché tutta la costa di Palermo è piena di scariche al mare e quindi l'unico posto che in effetti è rimasto balneabile è Mondello. Perché c'è la lotta per la spiaggia a Mondello? Perché è l'unico che... Io dico sempre, senza falsa modestia, che lo è perché c'è una società che lo ha difeso, lo ha curato, che lo cura anche in inverno. Cioè, il lavoro nostro più grosso è in inverno, quando non abbiamo nessun ricavo, ma siamo obbligati a pulire la spiaggia sempre. Quando ci sono giornate di sole, sabato e domenica, noi portiamo via camion di roba. Cioè, la gente, anche se ci sono i cestini, ci sono i sacchetti, la gente butta a terra, non ce l'ha. In più è stato costruito tutto il lungomare verso Messina, è stato costruito in maniera vergognosa, la stessa cosa verso l'aeroporto. Cioè, chi ama il mare, chi pensa che il mare è un grosso vantaggio per una città, veramente si mette le mani nei capelli, dice, ma qua che cosa dobbiamo fare? Ho visto che a Carini hanno tirato giù qualche casa, ma tirando giù tutto non so se ci riescono. Ma a parte il fatto che hanno piazzato l'autostrada a una tale poca distanza dal mare che praticamente non hanno lasciato la possibilità di fruire di questo bene che invece dovrebbe essere uno dei, diciamo, delle attrazioni turistiche maggiori della Sicilia.